Una stazione per la ricarica di auto elettriche con un sistema di funzionamento definito intelligente, interamente progettata e prodotta da aziende umbre, Consauto, IME Impianti e VGA. Con design e tecnologie italiani, il sistema è doppiamente attento al rispetto dell'ambiente, anche perché è dotato di una pensilina con pannelli fotovoltaici. È stata inaugurata a Bastia Umbra, nella sede di Consauto, in via Sacco e Vanzetti. Una colonnina intelligente da una parte, perché è una colonnina che può essere interrogata, può dare informazioni anche a distanza, e nello stesso tempo è una colonnina che ha dei tempi di ricarica molto veloci. Un'ora e mezza è il tempo medio di ricarica, infatti. Questa prima installazione dà avvio a un più ampio progetto che si propone di realizzare una rete di stazioni per coprire in modo capillare il territorio regionale e che parte da Bastia per una scelta strategica. La localizzazione è molto interessante, vicino a Assisi, perché uno dei settori che potrebbe essere interessato a questo, diciamo, alle colonnine di ricarica e alle vetture elettriche è sicuramente il settore turistico, quindi gli alberghi potrebbero ricevere i propri ospiti dandogli una vettura elettrica per girare l'Umbria, ma anche per entrare dentro i centri storici. A sposare il progetto e fare da soggetto patrocinante e coordinatore Casa Artigiani Perugia. Abbiamo collaborato per poter far modo che questa iniziativa abbia il suo risalto, perché crediamo nel futuro della viabilità elettrica, soprattutto nelle zone urbane. Questo impianto mette insieme ovviamente la volontà di risparmiare energia, ma soprattutto l'energia che fa muovere queste macchine, energia che viene prodotta con il fotovoltaico, quindi un connubio straordinario. Ragionare di mobilità alternativa e incentivare l'utilizzo dell'auto elettrica ancora poco conosciuta dagli utenti della strada. È in questo senso che si inserisce anche il rapporto con il Comune di Perugia, che ha dato vita a una collaborazione. Un tavolo che possa coinvolgere tutti i soggetti dell'economia locale, attraverso i quali promuovere la dotazione a qualunque titolo di un veicolo elettrico, e fare in modo che le infrastrutture che comunque si stanno allargando, si stanno estendendo ormai a macchia d'olio, si riesca a fare il matrimonio. Cioè, se da un lato ci sono le colonnine, dall'altro lato ci devono essere i veicoli elettrici.